Ah, 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 ah ciao gente simpatica. Sono Valdorf e siamo tornati su RPG Maker. In particolare due di Apple Forse uh, sarà l'ultima volta in cui faremo di fila il giovedì. Perché, beh, vorrei finire uh, gli abbozzi per l'aggiornamento della demo almeno per domani. Che dovrei eh, prepararla per qualcosa. Ecco. Intanto, io, Paul. Mi spiace per la risoluzione ma purtroppo è Twitch che non mi reputa degno. Maledizione. Twitch che berg. Come lo posso chiamare? Oggi che si fa? Bella domanda. Volevo giusto rifinire un po' di cose ma in particolare vorrei vedere un argomento che eh, è di sé uno stupido standard. Finiamo sempre agli stupidi standard ma riguarda gli incontri normali. Non gli incontri casuali, quelli li ho un po' rivisti. Ed è un altro stupido standard da sé, ma. I combattimenti in sé. Ovvero. Uh, speravo di trovare un modo per rendere i combattimenti contro i nemici. Non ripetitivi e triviali, banali. Le fogne di base a 5 combattimenti. Forse sono anche diversi. Nella versione maggiorata: 2, 3, 5. Più o meno che è più possibile che appaia un certo nemico. Anche se mi sembra un errore mettere due volte uno di fila, penso sia un errore. Ma comunque, eh, nelle, nelle fogne si combattono i nemici dal 32 al 36, quindi daremo un'occhiata subito: 32-36. Ok, mi segno anche magari uh, quanto peso ha. E infatti, più alto il numero, più è probabile che accada. Capito. Quindi questo è poco probabile, seppur è un incontro facile contro un topo che cura due slime scarsi. Poi c'è questa battaglia... Non posso ingrandire la cosa? No. Poi c'è battaglia contro due muffe e un ragno. Contro un ragno e un calaborone. Un altro... Un'altra muffa e un topo. Un misto dei tre. Questa era prevista la boss fight, ma poi era banale. Ah, no, questo qui da tempo non... Da tempo non... Non lo vedo Cos'è? Eh, sono 5 topi e 2 calabroni No no però Spam Allora il fatto è Il giocatore Questi combattimenti come li fa? Spamma il tasto conferma Per spammare attacchi base Va bene che due personaggi su quattro Sono dei maghi con attacchi base scarsi Ma comunque Gli altri due fanno comunque danni decenti no? Quindi la cosa può essere Yozoro benvenuto Ma salve salve Grazie a Raid. Stavo cercando un modo per vedere come i combattimenti possono essere un minimo meno spam di attacchi base. Perché è così che la maggior parte degli RPG spam di, att di attacchi base senza un minimo di strategia. Non è che devo forzare una, strategi una strategia per, per ogni singolo combattimento, ma almeno rendere i nemici un minimo fastidiosi. Così il giocatore magari incentivato a fare qualcos'altro. Ad esempio, uno che regge meglio gli attacchi fisici e uno che regge meglio gli attacchi magici. Così ad esempio. Ora potrei anche sbizzarrirmi a trovare nuovi nemici. Già è buono che ho messo un po' di varietà. Mi ricordo ancora lo stream di ieri c'era eh, nel flashback nel nel sogno di Laguna c'erano due nemici in croce, due combattimenti in croce, ho oh, due tipi di combattimenti, uno con un soldato e uno con due soldati. Che varietà, mira, soprattutto. C'era anche un terzo nemico, ma era più raro. Quindi è già buono che abbia un minimo di varietà. Però... Devo almeno caratterizzare un po' meglio i nemici. Abbiamo il topo che cura, va bene. Quindi sarebbe buono focusarlo. Già quello mi piace. Che il topo è caratterizzato. Le melme... Potrei anche toglierle che sono inutili. Potrei fare che le melme resistano alla magia. Però devo fare in modo che qualcun altro resista l'attacco base. Ad esempio... Potremmo fare che i funghi reggono gli attacchi base. I funghi sono. Non, non sul numero. Sono tipo. Eccolo qua. Devo anche cambiare il nome perché non è proprio una muffa di diario. Non sarebbe coerente. Ha uh, resistenza elementare, ma non, non è che io ancora me... Non pensavo di mettere elementi, ecco. Quindi eh, niente. 30%. Così è onesto, ma le magie sono meglio. Ma devo renderle anche un minimo più pericoloso. Ad esempio. Ha la mossa polline allergogeno. Però la farà sempre ora. Cosa faceva? 274? 274. E qui solo. Uh, Adormenta tutti i nemici. Mi pare forte. Solo che va bene. Uh, è a 40%, quindi ci può stare. Seppur colpisce tutti. Cioè dovrei fare che la mossa minimo si carichi. Ok. E adesso c'è la feature di break che si possono rompere i nemici. Quindi mettiamo una velocità abbastanza veloce. Così puoi prevenire questa mossa overpower, ecco. Così è ben più bilanciata. Perfetto. La farà comunque metà delle volte rispetto all'attacco base. E che è comunque abbastanza. Io, c'è anche te, primo. Siamo tutti. No, no in verità, no. In tre non è, non è tutti. Non avevi gli sconti su mappa? Invece, cas casuali da niente. E infatti, sì. Ehm. Uh, Infatti questi eh, sono quelli vecchi Infatti Questi sono molto vecchi Ma sono anche Erano anche per attivare Una feature Cioè per attivare il, Per attivare gli incontri casuali Perché nel Il secondo modo che ho provato I nemici che ti, ti saltano addosso Dopo tot passi Ma puoi schivarli E quello accade con l'incontro casuale Definito come eh, C'è la feature apposita Avi battaglia contro lo stesso degli incontri casuali. Quindi, anche se metto qui nemici e non ci sono incontri casuali, posso comunque attingere da questi. da, quest, da questi qui, da questi incontri. Che ho, avevo messo tempo fa. E infatti, ora gli incontri li volevo, li volevo fare alla Chrono Trigger che sono scriptati per punto. Ma se esce e rientri, si resettano. Quindi li rifai di nuovo. Quindi è strategico. Eh, fare scorta di oggetti o ricordare dove sono per non combatterli più volte mi sono incontrato i pulsanti del SNES quelli ah eh... aspetta è davvero lo stesso colore dello SNES non ricordo ma sicuramente di questo controller sì. non l'ho fatto apposta eh, credo non l'ho fatto apposta sono i primi gioco delle fogne seppur penso da tempo non lo testo sarà si sarà buggato autonomamente Sapete, se non lasciate qualcosa eh, sotto manutenzione si bugga da solo. Qualcosa di quel tipo. Non chiamarmi Primo, un nome. Ehi, non chiamarmi Fantador, fallo a te. detto Primo, volevo dire uh, Michael Primo, tutto attaccato. Mm. Niente elementi, niente menti. Uh, anche gli elementi sono un stupido standard. Tutto è uno stupido standard, dipende di come li usi. Perché <ride> gli elementi, ad esempio, hai fuoco, eh, tuono, ghiaccio. Scegli quale usare, basta. Cioè, di dipende se hai alcuni limitati, e alcuni no. Ma di base, se c'è un nemico vulnerabile al fuoco, Usi al fuoco. Se è ghiaccio, si è ghiaccio. Non vedo molta strategia qui. Semplicemente usi. Sperimenti con quelli che hai finché non trovi quello giusto. E poi spammi quello giusto. Tanto non è così importante. È uno standard, dopo tutto. Al massimo potrei mettere materie teoriche, materie pratiche, ma ho solo pensato, neanche lontanamente provato. Allora, i combattimenti. Abbiamo quindi rivisto bene il fungo. C'è la Vespa Inchiostro, che è la mossa spreco di... Devo un po' rivedere queste cose perché volevo tenere un tema più uh, di, uh, di cultura, non di inchiostro. Non scolastico, ma di cultura, che è leggermente diverso. Spreco di inchiostro e la 620. Ho messo l'abilità dei mostri alla fine così un po' le raggruppo. Immagino che acceca. Amenterei però la probab probabilità, così è un po' più pericoloso. Ecco qui. E Accade anche molto meno spesso, facciamo anche 80% addirittura. In teoria l'accecamento sparisce a fine battaglia, quindi non è così problematico neanche. Solo potrei... ...baffarla. Cioè questa mostra la fa una volta su due. una volta su tre addirittura. Quindi potrei fare che fa un pochino più danni, ecco qui l'animazione è una dipendente fisico, non è ideale proprio così polline ma dovrò fare un apposito magari col polline nero vediamo subito, 29 polline eh, si può fare posso cambiare il colore ah, non posso farlo in game ok, se mi ricordo potrei anche pensare di cambiare il colore e fare un polline nero Seppur eh, nello spreco, di, spreco di riso. Cioè, impiego il tempo in altre cose, ecco. Mm. Potrei non chiamarti Fantavaldo. Grazie, Michael. <ride> Michael primo. Comunque dipende. Per le RPG che ti ho parlato, gli elementi sono magie con effetto extra. È vero, l'importante è importante rendere gli le magie con ele elementali con effetto che siano abbastanza uniche Ma anche lì Magie elementari con effetto extra Anche lì si... Forse c'è un po' di scelta Tra Se attaccare E fare più danni O fare, provare a fare uno status Lì forse è meglio Ma di base contro i boss Non penso che puoi statusarlo Ecco Tanto vale fare comunque la mossa più forte Yo Ciao a te ma Hola chicos eh, Siamo in Spagna? Aspetta non mi sono accorto Che casa mia si muove così velocemente Basta copiarlo E renderlo giallo ma più che altro no. la modifico e rendo nero, no? Inchiostro nero. Potrei, ma... non ho ancora voglia. Facciamo dopo, o faccio io dopo. Allora, abbiamo visto i nemici. C'è ancora il ragno e il rattaveri. Il rattaveri cura. Qui è un po' sbagliato perché cura solamente se lui ha poca vita. Ma dovrebbe curare anche gli alleati. Quindi faccio sempre cura. Ha la stessa frequenza dell'attacco base, poi. Mi piacerebbe vedere, avere anche un'intelligenza artificiale che lo, gli fa capire. Che gli fa capire se quello che vuole curare è già fulvito o meno, ma. Forse prende, pretendo troppo. Ma non lasciamo a 15, perché puoi assorbire di mana per evitare che curi. E infine c'è ragnante che ha il potere centralizzato. Cos'era? 127. È una mossa di... di storia. Ah... Mente di difesa, difesa speciale degli alleati Ok Anche qui dovrei rivedere un po' il cambio dei nomi ma Per ora allora lascio così Gli bufferei un po' l'attacco Perché è sempre un ragno eh, Ho esagerato vero? Ah vero che è parametrico Dimenticavo che è parametrico qui mm. Allora con l'attacco Gli darei un po' più di attacco base comunque eh, Ecco qui ma ancora di più, dai, un nemico un pochino più forte della Vespa inchiostro, dopo tutto. Uh, e oltre a quello, attacco magico non gli serve. Ah, attaccando può togliere appunti. Mm, io farei. No, in verità farei il veleno. Che originariamente il senza appunti era veleno, quindi. Ho cambiato un po' la cosa. Dov'è il veleno? Mm, mm, dove ho messo il veleno? Eccolo qui. Uh, devo ordinare forse. Mondellabile al fuoco, ma non ci sono elementi, ricordo. Ok, c'è l'attacco d'acqua eh, e l'attacco tuono, ma davvero sono uno solo. Quindi non, se... non è minimamente importante. Yo, per Anagram! Tra poco c'è l'esplosione economica! Mm. Sì, eh, la risoluzione è alta che Twitch non mi garantisce purtroppo. Sarà la fascia oraria. Ma non c'è neanche troppa gente in... In live la media, ecco. Ok, ho messo i nemici. Vediamo ora se sono bilanciate le truppe. Magari potrei vedere anche un po' le statistiche. Ad esempio, potrei fare in modo che gli slime facciano un pochino più male, uh, 17 e aumento anche di più in base alla difficoltà, ecco qui. Fanno un bel po' più male, ecco adesso, ma non c'hanno mosse caratteristiche. Posso mettergliene una, ad esempio, che rallenta. Fanno danno e rallenta. O direttamente posso fare che con l'attacco base. Um, stato attacco potrebbe fare il malus velocità. Ovviamente non troppo frequente, perché sono anche nel tutorial. Quindi renderebbero le cose molto seccanti. Mi piacerebbe anche fare una variante di quello, quello tutorial o quello non tutorial. O posso anche dare immunità allo slow e ai personaggi volendo. Va bene così. No, a questo punto aumento qui la percentuale. Darò nel gioco un, una immunità allo slow nel tutorial. Così per facilitare. E sono vulnerabile al ghiaccio! Solo che non ci sono mosse di ghiaccio! Ok. Poi la muffa fa il polline, va bene, molto forte. La vita del papa di prof. Uh, va bene così, ho baffato l'attacco dopo tutto. Ehm. Uh, poi l'ergogino vorrei che facesse anche danni però Così Quindi uh, Danni vita ma davvero pochi Ad esempio Rubo da qui una formula Quindi usi Ma si può anche fare rapida ma Rapida un corno perché ti dà valori molto bassi Se dico 100 E infatti Me la fa strana Faccio Semplicemente così Può fare come non può fare danno uh, farà il minimo indispensabile il suo attacco magico meno difesa fa davvero non troppo male ecco mm, direi che ci può stare dai come formula danno no no ne fermano, ne fermano un pochino un danno d'aria dopo tutto però devo un po' bilanciare il fatto mettendogli un po' d'attacco magico quindi glielo buffo nel caso difficoltà alta e glielo aumento di base, ok. Questa qui è la formula per la difficoltà. Questo scala con la difficoltà. E questo è di base. Altro la velocità. Mi piacerebbe. Aumentarla a qualcuno. Tipo. Alla vespa inchiostro. Penso che partino molto lenti per i nemici qui. Quindi la vespa in inchiostro. Posso metterla un bel po' più veloce. Uh, 12. E parametricamente aumenta molto con la difficoltà. Un po' di più, ecco. Il ragno è un pochino più lento Posso fare che il rato eh, sia un po' più lento Quindi questo più veloce Ma che sia un po' più forte in attacco questo qui Cosa che ho già definito credo Sì ma aumenterei ancora un minimo Perfetto Così anche i combattimenti non sono triviali Ci mancherebbe Mi piacerebbe testare ma Non so se ho team pronto Posso improvvisare volendo Esperienza, anche quella potrei bilanciarla, ma per ora può andare bene così. Ok, hai messo stordito silenzio? Ah, per cosa? Per il polline all'ergogino? Ah, stordimento, grazie, non l'ho visto. Ero convinto di aver letto sonno. Ok, perfetto. Stordimento è un po' troppo power in effetti. Ok, uh, questo è molto problematico quando accade, quindi il giocatore ha praticamente l'obbligo di interromperlo, anche se. Devo giusto correggere una cosa visto che devo mettergli un parametro importante. Dov'è? Uh, test. No, l'altro test. Uh, Dov'è? Qui? No. Mm. Ecco, prova. Ok, mi servono... Mi serve questo comando break ed è uno script custom che, che ho fatto. Che praticamente dice quanta vita ha prima di poterlo interrompere mentre carica la mossa. Ne metterei... Poco 70 perché ci mette niente a caricare. E anche resistente alle mosse fisiche, quindi 50 addirittura. No, lascio 70 così. O potresti fare una mossa magica e o un, una mossa fisica o due. E forse ce la fai. Perché ricorda è molto resistente alle mosse fisiche. Allora, nerfo a 60. Speriamo vada bene così. Ok. Bello, dato... Un... A Ogni nemico una mossa caratteristica. Uh, al massimo potrei. Potrei fare che lui spama più spesso lo spreco di inchiostro. Perché seppure è un pochino più forte dell'attacco base. È comunque una mossa che non ha un grandissimo impatto sulla battaglia. Può cercare il damage dealer, va bene, ma oltre a quello... Non può essere così preoccupante. Il resto direi che hanno priorità corretta. Perfetto. Mmm. Direi che ok. Allora. È veloce. <ride> Devo ancora testare. Ma poi posso riadattare qualche valore più avanti. Volevo anche corre... fare un altro dungeon. Era quello del terzo piano. Che questo sarà nella demo aggiornata. Che dovrei finire entro domani. A questo punto, terrò fuori la parte della centrale. Farò solo la scursale. E poi aggiorno più avanti con l'altro pezzo. Quindi... Qui non ho ancora deciso minima, minimamente che incontri ci possono essere. Neanche un po'. Mm. Uh, ho, ho cercato qualche... Qualche battler fuori streaming e ne ho trovati alcuni di carini. Vediamo se ne trovo un paio. Mm. Battlers. Questi qui. Ne ho trovati un paio e me ne sono segnati altrettanti. Dov'è? Qui erano questi. Ok, non so. Perché mi sono troppo futuristici questi? Me li sono segnati male. Um, C'è quelli di ta tezza, uh, Tazlon, a cui sembravano interessanti. Dove sono? Qui, buoni. Qual magari qualcuno a tema scolastico che non sia un po' troppo invadente. Tipo la lampadina alla Edison. Non mi spiace la lampadina. Che fa attacchi elettrici e stordisce un alleato, magari. Così ogni personaggio ha qualcosa di unico e fa attacchi magici. Solo attac fa solo attacchi magici, magari. Dove acceca o stordisce. Allora, ehm, eccoli qui, Butler. Uh, posso subito trasferirlo. Allora, a destra di Upedam, lo trasferisco subito. Ok, uh, facciamolo chiamare. Aspetta, era. A chi hai rubato, a chi rubato idea Edison? Aspetta, Tesla, ecco. Tesla, perfetto. Diamo un po' di credito a chi serve. Edison che faceva il freebooting già ai vecchi tempi. Maledetto. Anche ah, altro potei trovare. La scultura questa è buona per il dungeon del. Anche questa per il dungeon del ripostiglio di arte. Una matita. <ride> Mi pare troppo standard. Qualcosa di sport. In, no, questo andrebbe in palestra. Non mi spiacerebbe in palestra. Qualche libro volante, insomma, siamo di in una classe poi, dopo tutto. Un di cestini. Direi che ci siamo. Oh, in PS, soltanto questa confezione di battlers di... Uh, come si chiamano? Di Talzone. Che sono un fracasso. So, no, giuro, sono tantissimi guardate guardate quanti sono e quindi nel mio tempo libero ho dato un'occhiata tra questi qui e ho trovato quelli carini ecco Me li ho un po' elencati qui dentro qualcuno che potrebbe essere carino per il gioco la mappa non è di edison allora ah, no, edison è ok non ricordo era le Chi ha inventato la lampadina? <ride> eh eh non, non risponde qui. Dice Edison, ma l'ha rubata a Tesla, no? Il brevetto è di... Sì, chiaramente Edison. Vabbè. Generalmente si morì. Edison è un ladro. No, è il contrario, no? Cioè... Sì, no... Eh... No, eh, sì, Edison è un ladro, esatto, sì, è Tesla che l'ha fatta. L'ho chiamata Tesla, infatti, no? Infatti, ok. Ok, ok, mi ero confuso. Uh, qualche... Potete mettere qualche libro. Magari più tipi di libro. Non tutti assieme, ovviamente, ma questi due assieme non... Mm. Magari no, questo posso usarlo più avanti, in qualche modo. Questo libro così... Non, fa, non è male quindi eh, book normale lo chiamo. Che altro posso inserirci? Il pallone da calcio lo voglio in palestra. Non so cosa sia questa cosa. Una, bors, una borsetta, ma cosa può centrare quella cultura? Una matita al massimo. Siamo a scuola, no? Perfetto, mm. matita perché anagromi minuscolo? Poveraccio. Le armature sono per altri posti. Buono. Ah, questa è Edison. <ride> no, questa è Tesla. La, magari potevi fare che lampadina è Edison e questa qui è Tesla perché Edison ha brevettato la lampadina. Ma Tesla ha, ha scoperto l'elettricità. Quindi il nemico più forte va come credito Edison. Cioè, a Tesla, mi ah, confondo anch'io. Va bene così, Mattatita. <ride> ah, Vale un nome senza troppi giochi di parole esagerati. Oh, direi che con i personaggi del dungeon siamo a posto, penso. E la matita non so come inventarmela, ma il resto ce l'abbiamo. Mm, il cestino anche al massimo. Insomma, la zona di spazzatura. Oh, in verità, sarebbe un dungeon breve. Ma per ora abbiamo tre oggetti, no? La matita, la lampadina e cos'altro. Ho dimenticato matita lampadina, libro ecco, penso possono bastare. Ah, poi ho, avevo bozzato con le mie bravissime, eh, espertissime abilità di Photoshop di fare un libro arrabbiato, ma cioè potrebbe anche starci bene. Ma stona molto col, col, con la grafica di gioco. Quindi questo mi sa che lo userò. Peccato, <ride> sembrava davvero arrabbiato. No, davvero, stona un bel po' con tutto il resto. Sì, 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 mi spiace. <ride> È un vero peccato Non ho inventato l'elettricità Tesla Ma la corrente alternata Beh Penso ricordi molto Questa cosa Dov'è? Ricorda molto questa Quindi te lo nome eh, Tesla per questo qui Edison, Edison ci uccideva i cani No Il maledetto I graffiti non ricordo Per cosa volevo usarli Vagamente so che volevo usarli Ma Può essere per la paramide Oltre a quello direi che è tutto. Ah no, e le cuffie per la mu Per il postiglio di arte sempre potrei fare. Mm. Nel caso posso inventarmi altro. Insomma, questo dungeon è letteralmente un pieno di scuola. Quindi direi che. Così migliori lo trovate. Non ho visto qui in fondo. Vabbè, non c'è molto altro. La spazzatura al massimo potrei mettere, ma oltre a quello abbiamo tre oggetti su. Quindi... Uh, mi sa che metterli, eh, metterli così in disordine, ma... Non è così grave. Quindi... Magari posso fare dei tag. Tipo... Dungeone. Oh, terzo piano. Ecco qui. Quindi abbiamo... Il book. Libro, non so come, poi come descriverlo, però. Posso dire. Per, per che motivo un libro è arrabbiato? Un libro combatte i protagonisti? Mm, un. Insomma, uh, libro, un libro vivo, un libro che ha iniziato a prendere vita per via de, del suo contenuto. C'è una sorta di collegamento con la con la storia ma non vorrei mh, troppo spiegarlo ma comunque la cultura prende vita quindi in qualche modo il libro vuole ribellarsi il libro vuole, vuole espandersi, vuole diffondere vuole diffondere il suo contenuto, vuole esprimere libro... Es libro... Uh, Libro che vuole esprimersi ma è troppo lungo come nome Una sorta di mm. Libro mm. In effetti adesso Fluttura mezz'aria ma è un libro represso uh, Quindi uh, Qualcosa tipo cultura repressa o Uh, o magari cultura bandita? No, cultura repressa. Cultura repressa, mi piace. Ha un che di poetico. Ok, l'abilità no, eh, potrei Terminarle anche adesso. Come libro fa un attacco volante. Eh, C'ha un, un pipistrello, una, una cosa simile. Il pipistrello ha un, un attacco che è identico all'attacco base. Ma fa un'animazione strana di rotare su se stesso. Dov'è? Ehm. Uh, dove... Anche la Vespa ce l'ha, vero? Infatti attacco aereo. Eccolo qui. Attacco aereo al posto di attacco base. Ma qualcos'altro, magari, tipo... Un segnal... ti metto il segnalibro... Ti mette <ride> segnalibro? Cambia segnalibro, si potenzia molto l'attacco. In quel caso devi farlo subito fuori. Hmm. Cancel culture... No, ti, ti sembra un, un uccello azzurro? No. No, è un libro. <ride> non è Twitter. <ride> Quindi attacco aereo che è fisico. E a questo punto mettiamo un altro attacco fisico, insomma, per lasciarlo coerente. Eh, volevo fare il cambio pagina, che si potenzi l'attacco. Attacco Attacca velocità, così è molto più pericoloso. Ci può stare. Quindi, devo definire le abilità, ma è qui dei mostri. Quindi, cambio pagina. Non serve l'icona, direi ora comunque magari dico cos'è mossa del libro mm. cultura repressa si attira addosso e si potenzia l'attacco e la velocità bonus attacco e velocità al 100% Ok, mi piacerebbe che lo tirasse una volta sola, ma mi sa che è troppo difficile. Ho un'idea, però. Posso farlo costare 5 mana? E lui ha solamente 5 mana! Eh, 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 geniale! <ride> così non lo fa più! Quindi attacco a velocità. Posso aumentargli qualcos'altro? Difesa magica, così sei obbligato a usare l'attacco fisico. No, non vorrei fare troppi status. Va bene così. È uno semplice status di potenziamento. Potenziamento 3 Spero sia quello corretto mm, Dov'è? Mm, oh, oh, oh. Potenziamento 3 No, questo è per l'attacco Questo è un po' per velocità ma ci può stare il cambio pagina Altrimenti abbiamo... Perché li ha separati il gioco? Non capisco Potenziamento 1 dov'è? Mi perdo Eccoli qua non ci può stare questo base. Anche questo. 44, dai. 44. Oh, altro che dimentico dire di no. Magia per mostri, utilizzatore. Perfetto, te la segno. Quindi... No, era più sotto. Cambio pagina. Eh, capita più spesso dell'attacco base. Ma che può capitare che una volta su tre apra con l'attacco base. E ha 5 di mana. <ride> Così lo fa solamente una volta. Di base è scarso. Ma si potenzia l'attacco e velocità. Può diventare pericoloso. Mettici pure una mossa come getta cuscio. <ride> uh, ci starebbe, ma no. Per i, almeno per i nemici comuni, no. Perché uh, sono già di base generalmente scarsi. Quindi voglio mettergli una mossa che. che gli renda una minaccia. E non che li indebolisca a vantaggi. Insomma, è una mossa rotta, quindi il giocatore rotta forte e il giocatore incentivato a focussarli. Eh, mi sono dimenticato però di mettere i parametri qui. Allora, il primo è, immagino, per farlo fluttuare su e giù. Il secondo... No, questo è come entra in scena. Questo per farlo fluttuare su e giù. Questi i parametri per gli attacchi. Per, per i danni. Allora, attacco fisico lo aumenterei di più. Tipo un 15. Ma aumenta di più con la magia. La difesa generalmente ci può stare così. Attacco magico abbastanza basso, in verità. Non usa la magia, difesa magica relativamente alta, agilità e alzo minimo. Ok. Fortuna non è importante, vero? Ok. Eh, come ricompensa mi piacerebbe che droppi anche libri. Ci sono i libri da usare come armatura. Perché Giulia gioca a Call of Cthulhu Va bene, ciao Shoutout Quindi potrei fare che droppa un libro Con probabilità molto bassa 1 su 20 I libri si trovano comunque in giro Quindi non penso sia così grave Magari un libro Per volta, ecco Matematica, infine Sei fortuna, droppa anche quello di Fisica, facciamo. Poi posso variare se voglio. 1 su 20, che comunque è comunque abbastanza. Cioè, mettendo di assieme sono 3 su 20 che droppi qualcosa. Quindi un 12%. È tanto. Mettiamo a 30. Così è 1 su 10 che capiti uno di quelli, no? Dovrebbe essere. Sì, 10% che droppi un libro qualsiasi. Perfetto. Altri parametri, Potrei fare che è un minimo più di evasione. Ok. 8% può andare. Abbondiamo 10, così è una minaccia ancora più grande. Cioè, se si tira il buff e diventa più elusivo, è un bel problema, sì. O panciamburo. Ma no, no, per i protagonisti forse, ma per i nemici no. Perché i nemici. li trovo abbastanza scarsi nella maggior parte dei giochi. O, da come faccio io, sono obbligato a combattere tot nemici, ma non di più, ma non di meno. Quindi i combattimenti devono essere almeno. Decenti e non super facili, ecco. Cambio pagina effetto random. Non vorrei programmare un effetto random solo per un cambio pagina. L'ho fatto per un. Per Per una zona con tanti. Tante ampole di chimica. Ne bevi una. E ti può capitare una cosa buona o una cosa cattiva? Anche se devo un po' regolarla in base alla fortuna, ok. Altro che dimentico. Sì, gli altri Pokémon, ok. Sì, gli altri mostri, va bene. Quindi, altro mostro. Mm. Dov'era? Eccolo qui. L'Edison. Um. Fuga Edison. <ride> Come la chiamo? Uh. Mm. Oh no, semplicemente Edison. Una... Mm. Qualcosa che, che riguarda la lampadina. Hmm. Uh, Google Come è fatta una lampadina Vediamo, ho qualcosa di più grafico magari Non cose che non mi frega di leggere uh, Così già meglio C'è vita Edison? Eh, c'è anche solo Edison Come ha fatto allora? Uh. Ah, gli ha fregato anche... Gli ha messo anche il nome Attacco vita Edison. Il maledetto. Finalmente tungsteno Generalmente così, sì. Non c'è niente che posso farlo dare un nome. Mm. Va bene, basterà qualcosa su Edison. E poi gli darò un nome, nome in qualche modo. Darò un nome anche a Tesla, poveraccio. Quindi. Edison. Non è Edison è... Uh, fuga, ed... una fuga. Mm. Un lesto Edison. <ride> Così No, semplicemente, ora oh, ho capito perché in topolino si chiama Edi. Si chiama Edi la lampadina di Archimede perché è... deriva da Edison. Oh no, oh no, non me ne sono accorto. Edi, oh cielo, davvero, <ride> non me ne ero mai accorto. <ride> Comunque, può starci. Eh, chiamo qualcosa tipo. Um, Edis. Non Edis per forza, che tro ricorda troppo Edi di Topolino, magari. Edis. Mm. Luce Edis. Oh. Forza Edi. Mm. Um. Velocità Edis. Mm. Beh, un nemico molto veloce di base. Posso chiamarlo Edis? No, Edis. Vuoi dargli un qualche Ah ci può stare Edis Dai <ride> Edis <ride> Ma che non ci se ne accorge Come io non mi sono accorto di, Edi, di Topolino Non ci si accorge di Edis No? Quindi lui è molto veloce Mettiamo ve 20 di velocità base oh, Un po' meno Ma scala di più con la difficoltà Ecco qui Poi avrà attacchi magici è un attacco fisico che però può, stordi può stordire. Va bene. Quindi attacco fisico uh, può uh, stordire. Ma al 70%, molto forte. Mentre con l'altra mossa fa un attacco elettrico magico. Che potrebbe accecare. Quindi eh, non flash, che flash è scarso. Facciamo un... Eh, mossa di eh, Edis. Eh, mettiamo l'icona che non serve. Ma c'è per mostri un nemico H. Potrei fare invece un attacco d'aria, perché... Uh, non è previsto un altro che fa attacchi d'aria, vero? Va bene, allora tutti i nemici. E un attacco magico. Eh, facciamo... Dico 200, che mi fa? Va bene. È una mossa, però che si carica, perché eh, insomma è, è molto forte come mossa. Mossa che si carica e fa buoni danni magici a tutti. Cavolo sì. E potrebbe accecare. Non troppo, ecco. 40... E comunque tanto su tutto il gruppo, ok? Facciamo un... 45, dai, devono essere minimo pericolosi i nemici alla fine. Uh, magari lo posso chiamare Lampo di Genio. <ride> uh, lampo di Genio, non mi spiace come nome. Costo minimo di mana, così non lo può spammare. Facciamolo costare 8 mana e gli diamo lì 24 mana, così lo può fare solo... No, 16, così lo può fare solamente due volte. 24 facciamone fare 3 ma man li può aspirargli il mana volendo Ok quindi attacco aereo No attacco base stavolta Attacco E Lampo di genio Che accadrà meno frequentemente però deve caricare la mossa Per caricarla Mi serve il solito parametro Dov'è? Il break Dopo quanto si breaka Quindi questo è un po' più robusto quindi si break a 120. Anc ma ha resistenza magica. Non ci sono personaggi, però, con resistenza magica. Vabbè, resistenza magica. Basta il parametro difesa magica. 18. Ma aumenta un po' di più con la difficoltà. Ok. È di vita. Devo ancora definirlo. Facciamo un. 350. Deve essere comunque decentemente robusto. E anche il libro. 220. Poco perché volevo spammarne più di uno. Oltre a quello manca un ultimo nemico. E illusioni devo un po' diminuirti la perché era ancora da prima. Perfetto. Di base era 5%, sì. Magari posso aumentargli la. Mm. No, attacco base stordisce, ecco. Perfetto. Poi. Abbiamo uno nuovo. L'ultimo era. Cos'era? Ho oh, dimenticato. Um. Era la matita, sì. Posso anche cambiare colore, ma. Matita rossa! È una matita rossa questa. <ride> Potrei cambiare di colore. Quindi è una matita, ma deve essere un po' rilevante con la cultura. Quindi. Con i suoi due piedi non lo saprei. Buona assoluto. Intanto una vita su 400 Quanto aveva la lampadina? 350 Allora andrà bene 300 Poi di nuovo potrò rivedere a seconda de dei nemici Ok, quindi... Ah, i tro non ho resettato i drop Non... Ci sono batterie da, da droppare, vero? Direi di no Ci sono però l'esperienza da dare Anche l'esperienza mm. Beh, la... Il... C'è sem da sempre un senso di progresso. Quindi, in certi sensi è molto utile. Ma in altri, non proprio. Allora, la matita che combina? Ah, bella domanda. Posso fare che la matita? Potrebbe causare buff o debuff. Insomma, cultura repressa si tira buff. La matita potrebbe causare debuff a tutto il gruppo. Ad esempio, debuffa l'attacco e sei obbligato a usare l'attacco speciale. Ma Edis è resistente all'attacco speciale, quindi sarebbe una buona combo. Se accade, non penso accadrà mai. <ride> Comunque, già che ci sono, correggo qui. Uh, efficacia. Ma no, dove si mette? Ah, negli status si mette, vero? Qui non si, non si mette, mi sa. No. Basta aumentare un po' la difesa magica Ecco qui Va bene, quindi te ti chiamerai mm, Correttore o... Oh, mm, no aspetta La matita rappresenta l'espressione della, della conoscenza Quindi... Espressione... ma no, non espressione Mm. Potete dargli anche un nome proprio, perché ognuno è tipo un oggetto e un articolo. Cultura repressa. Poi lupo, ma vabbè, questo è vespa inchiostro, muffa di diario. Aratto con un nome. Magari... Mm. Espo, esposizione, Est Espresso. No, è un caffè quello. Mm. Mm. Magari... Correctus. Mm, forse no. È troppo latino poi, per i miei gusti. Mm. Innovatore. Innovatore? Mmm... Mm. Segno Se È un po' generico segno 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 di qualcosa? La matita è fatta dalla... Come si chiamava la... La... Come si chiama quello dentro la matita? Era la... La mina? No Non era quello Quando cade si rompe la... Pila? Mm. Non ricordo, va bene. Segno di. Oh. Segno di conoscenza. Oh, troppo generico. Cono. Cono segno <ride> Perché solo Edis sta a nome bello? Conos. Mm. Segno. Magari segno. Segno Tita? Signorita! ora torniamo allo spagnolo Ma, Mategno, matite più... Segno, no Segno espressione Spre, Segno espressione mm. Se, anche segno e base Lasciate provvisoriamente segno Allora, vita più o meno determinato Attacco base così e... Quell'attacco base dà un debuff all'attacco. Stato attacco. debuff Malus attacco. Perché ce ne sono due? Sarà per qualcos'altro. Malus attacco. Al 100% Ovviamente non è proprio 100% perché possono essere resistenti. Ma comunque. E faccio. Ma non basta quello. Ma lo sottacco al 100%. Un'altra abilità magari che... Di mezza la vita? Che toglie tre quarti di vita. Non è già un po' troppo overpower. Che toglie tutto il... Danneggia vita e mana. O che assorbe vita. Potrei fare. O che assorbe e mana. Mm. Toglie vita o assorbe e mana. Posso fare anche... Cioè... To toglie mana o assorbe vita? O entrambi, assorbe mana Ma no, non gli serve assorbire mana mm. Posso fare che fa un attacco che toglie anche mana Colpo eh. Come la fece più la penna che la spada? È eh, una matita, va bene ma Colpo Colpo espressivo, espressivo o... Colpo... Qualcosa di simile che toglie anche mana Colpo espressivo. Questo di nuovo, di nuovo sa molto di arte. Uh, quindi. Cosa tipo. Um... No, sono un attacco che fa male, un po' più male del solito. Attacco fisico 200. Cosa mi ha segnato qui? Ah, ho fatto anche magico. Ups. Posso fare sia fisico che magico volendo. Mm, non è che cambia molto Attacco fisico che Perché me l'ha fatto due volte? Eh, adesso è diverso non è troppo forte Facciamo attacco fisico per 6 Molto forte ma ti tog toglie anche mana Quindi stato Togli mana Facciamo che toglie 10 punti dai non voglio, non voglio abbondare Magari danni percentuali alla vita al mana. Farei. fare al mana. Quindi. Un segno non serve qui. Ma facciamo. Boh. Questo. Um, qualcosa tipo. Cosa può togliere il, i punti studio che sono il mana? Ehm um, um. Qualcosa magari un errore mm. Qualcosa tipo um, Senza mm. Errore Segna errori Segna errore Che fa danni e toglie vita Posso anche fare che colpisce due nemici a caso Addirittura Ma fa meno male Perfetto abilità per mostri animazione e colpo fisico e ci siamo costo un minimo di mana ma ce l'avrà limitato ok critico facciamo che fa critico così per aumentare dare un po più di pepe ecco quindi segno avrà un bel attacco addirittura un... oltre il 20 facciamo 21 Uh, cambia anche quella difficoltà, aumenta un pochino di più. Attacco magico. E basta, va bene. Difesa magica la devo abbassare un po'. Diciamo 11. Non so neanche se c'è qualcuno che usa attacco magico in questo dungeon, non ricordo. Dovrebbe. Dovrei bilanciarli bene. Allora c'è Charlie Si sì, fa. Non lo so, la fisica è più fisico l'attacco. Dice anche il nome, ma posso fare eccezioni. Charlie con la fisica, Eronio con attacchi fisici, va bene. Poi Jacqueline con attacchi fisici. E infine... Chi c'era? Uh, Charlie, Eronio, Jacqueline, eh, She Shelly. No, Shelly era nelle fogne. No, c'è comunque Shelly, sì. Shelly, però, volevo farla, volevo farla una, una tank magica. Quindi, dovrei un po' cambiargli le, le cose che fa. Va bene. anche la difesa della fortuna però è una cosa tecnicamente particolare quindi aumenterò un minimo anche lì va bene agilità edis è molto veloce quindi lui deve essere un pochino più lento è anche forte no? deve essere un po' più lento direi che è buono magari posso accelerarlo un po' di più così per renderlo più pericoloso ok I tre nemici base. Anche se penso potrei aggiungerne un quarto. Che altro voglio aggiungere qui? Precisione più alta. 100% addirittura. Perché una matita, no? Una matita non sbaglia, no? Non lo so in verità. Però può droppare l'arma per malli. Una pena da battaglia. È abbastanza raro. Puoi sempre comprarla. Ma nel dubbio. Adesso invece che può droppare. Uh, non ho lampadine da droppare. Neanche cose elettriche, quindi niente. Mi spiace. Al massimo un panino, un cioccolata. Non è che c'è molto altro. Andrà bene. Un recupero. Anche questo è improbabile. Perfetto. Uso una gomma. Eh, potrei fare che l'arma di. Di Alessia sia più efficace. No, allora devo un po' rivedere alcune cose. Quindi adesso con i personaggi. Perché. Nelle fogne adesso se voglio fare scegli come tank magico devo fare che l'attacco base non fa così male però vuol dire che tre persone hanno, sono senza attacchi base nelle fogne ovvero Francesca posso fare che scegli un attacco fisico decente ma anche un attacco magico decente è un è qualcosa di bilanciato magari o lo era malli anche malli bilanciato ma scegli in modo diverso un po' più scarsa di... volevo ah, dire argante. Un po' più scarsa di argante, ma è più resistente. È più robusta. Non voglio dire che è più grassa, nel senso che mi, che mi tocca dire qui. Nel senso di punti vita, ecco, ok. Gli elementi potrebbero essere diversi, legati al tema. Pensavo anch'io, tipo a temi storia, geografie, ma... Uh, non vorrei complicare troppo le cose, devo prepararmi anche un sistema a parte. Beh, altrimenti finisco, aggiungo due anni allo sviluppo qui. <ride> Praticamente conto ogni feature di quanti anni allunga lo sviluppo. Allora. Quindi... Qui c'è il combattimento. Allora. Devo un po' variare allora i gruppi. Quanti combattimenti volevo fare qui? Uno all'ingresso e uno per classe. Che sarebbero tre più il boss. Quindi quattro combattimenti. Al massimo uno qui sopra se proprio ci vai. Quattro combattimenti con contro nemici posso variare per bene, quindi direi che non è un problema. Mi piacerebbe anche presentare nemici più avanti. Quindi... Terzo piano, ora vi devo segnare i nemici che combatto magari. Quindi partiamo con la cultura repressa, che è un combattimento facile. Ti presenta i personaggi e questi nemici. Come il mi ricorda Darkest Dungeon, che nel primo Darkest Dungeon... Il gioco ti fa il, tuto, ti fa il tutorial nel Darkest Dungeon. In prima battaglia ci sono, ci sono due tipi che non ti possono danneggiare, ma si, eh, si curano vicenda. Poi dopo c'è uno più forte, ma è da solo, quindi è facile da gestire. E poi tutti assieme, è curioso. Quindi qualcosa di simile, no? Ah, non qui. Ah, no, ci può stare terzo piano, nemico incluso. <ride> poi nel secondo c'è Edis. È molto veloce. Magari con mm, una cultura repressa accanto. Che è quindi è un po' più difficile. E infine. No, il terzo è col segno. Con due culture represse accanto. Quindi la prima battaglia va più difficile. Ma posso fare tre di questi magari. primo, primo eh, Prima battaglia. Eh, ci può stare. Perfetto. E come ultima battaglia. Ci Sono tutti assieme: <ride> Segno Edis. E la cultura repressa. Eccoli qua. E devi scegliere chi focusare. Direi che ci può stare. Magari devo mettere questo un pochino più sotto più giù, perfetto. E più a destra perché non lo mostra qui nell'editor. Ma c'è una parte dello schermo a destra che non mostra. Per via di uno script ho allargato lo schermo. Quindi devono essere un po' lineati verso destra. Ok. Direi che sono tutti. Verso destra. Perfetto. Piacerebbe fare un test anche per questi. Proviamo. Allora, sono molto lenti. Va bene che siamo livello 6. Quindi facciamo, partiamo con livello 3. Non è che cambia niente. Non cambia molto la, velo la velocità. Sono loro lenti. Anche Jacqueline a livello 1 è comunque più veloce, vero? Sono lentissimi. Sono lumache. Inoltre fluttuano tutti. Non deve essere così. Allora, era. Nemici. Come ci si muove di lato? I nemici che hanno stand by 2 si muovono di lato Ok Questo ci sta bene che si muove di lato Mentre con l'1 penso che vada su e giù, vero? No, con lo 0 va su e giù Ovvero, se cioè, uno sembra che respiri Non è che respira, comunque Ok, così almeno stanno in maniera diversa Ma il modo in cui appaiono lo vuole diverso Seppur non ricordo cosa vogliono dire i numeri Ok, la velocità è da baffare, sono troppo lenti. <ride> allora, quanto è la velocità dei personaggi? Agilità. Partono già 20. 30 a livello 5. Poi uno anche lento. Vabbè che il fisico è più veloce. Fisica già 30 a livello 40 a livello 4. Quindi, questa difficoltà massima, 100. Sarà 3. Ah no, ho capito, perché non ho impostato la difficoltà. La difficoltà aggiungerebbe ben 30 a questo, a questo valore. E così sarebbe molto veloce il nemico. Forse anche troppo, addirittura. Vabbè, difficoltà alta a questo punto. Quindi, e sono molto lenti perché non ho inizializzato una variabile. È come se non ci fosse questa parte della formula, che aggiunge 30 a difficoltà massima. Uh, aggiunge invece 6 alla minima. Quindi comunque è un numero decente. Ok. Piacerebbe provarlo contro ne con nemici no in combattimenti normali. Faremo un tentativo qui. Allora. Che aggiunge 9 livelli. Io farei che ne aggiunge 2 soli. E eh, voglio fare una prova contro questi qui. Uh. Gang Gang... Terzo piano. E qui parte il combattimento contro la gang del terzo piano, appunto. Devo anche impostare la difficoltà, la farò magari qui. Variabili. di Dov'è? 57 era. E eh, infatti, ricordo questo numero a, me a memoria. Solo questo però. <ride> Vediamo. Anche se vuol dire la fortuna. La velocità era sopra. Il concetto base è quello. <ride> ok, livello 3, 4. Perché Argante grande Mali partono un livello sotto? Perché fanno il tutorial. Mettiamo Gank terzo piano. Oh, come gira la matita a stile. A stile. <ride> ok, non c'hanno armi, ma comunque. Parte col bonus, perfetto, quindi da focussare. Ah, l'ha cercato che ogni col come faccio a calo con l'attacco base? Fanno male. Fanno molto male. Mi pare bilanciata la battaglia, contando che dovremmo avere oggetti. Oggetti e equipaggiamento. Qui non c'è equipaggiamento. Ok, questo è da focusare. Ha mancato. Cavolo, mi hanno arato c'è un errore, che la barra resta sopra. Ok, è una questione di debug però. Cavolo, forti. <ride> sono molto forti. Forse sono un, un minimo da nerfare con la velocità a questo punto. Sono troppo veloci addirittura. <ride> tipo almeno il libro un po' da nerfare. Tipo 0.2 di velocità. Altrimenti è troppo. E disse di base veloce, allora la matita è un po' da nerfare. Ho cambiato la fortuna, vero? Dannazione. Velocità qui. Ok, mentre te sei troppo veloce, quindi nerfo comunque un minimo, ecco, in particolare il segno, 0.2, ecco qui, 0.24, ecco, già meglio, così resta comunque veloce, arato e seminato, è raccolto addirittura per quanto mi riguarda, un bel po' ha combinato. Ok, magari potrei fare il cambio pagina non così alto, perché così in questo combattimento non tutte e tre le pagine fanno la stessa mossa. E così posso scegliere chi focussare. Qui. Comunque in genere al secondo turno, entro il secondo turno fanno la mossa. C'è questo. E infine questo. Direi che è tutto li ho, ho messi tutti <ride> Bella gang sicuramente Jogrenal Salve qualcuno consiglio consiglio buona light novel? Ha detto Light novel Ah speravo dicevi visual novel qui avrei un bel po' di nomi <ride> Light novel no mi spiace Non le leggo Cioè ho letto solamente quella di Stainsgate ma perché è, appunto derivava da un, da un altro gioco che mi è piaciuto Oh hmm. Ho combinato anche già, quest già queste cose. Forse potrei nel fare allora la, la velocità di questi nemici. Visto che abbiamo visto che... No, loro si mi sembrano comunque. Mm. No, mi sembrano troppo veloci in effetti. Anche perché... Questo parametro cambierà. Co col corso del gioco deve aumentare. Potrei fare che moltiplica l'altro parametro, in effetti. Invece di fare. Mm. Dovrei fare che... Que mm. No, è questo è il parametro principale, allora, non è quello a destra, mi sono sempre dimenticato. La velocità è. Ho oh, più che altro questo valore è molto alto. Devo stare attento a non alzarlo troppo. Tipo qui deve partire con un valore a destra abbastanza più basso. O può partire. Mm. O oh, di base posso basarmi solo su questo. Va bene, devo stare attento a cosa combino. Va ah, bene, generalmente devo testare ancora, ma spero di aver abbastanza bilanciato. Visual 9! Visual 9! Allora, allora mi triggeri! Stray Skate, Danganronpa, Zero Escape! Ho finito la lista, <ride> ma è una bella lista. <ride> e Doki Do Ah, scusa, ah, cavolo, non so come ho sbagliato. Poi, grazie per avermi ricordato. Doki Doki, assolutamente, e An anche gratis Doki Doki. Straconsigliato, se immagino... Uh, non lo conosci già di, di, di tuo? Che è famoso dopo tutto. Molto famoso. Poi c'è ovviamente anche. Phoenix Wright e Saturni. O Great e Saturni, è uscito recentemente. Quello di Objection. È famoso. Comunque, sistemati i nemici sono molto semplici, in effetti. Generalmente, la matita è solo. Ah, no, aspetta, non ho messo la mossa speciale alla matita. Ecco cosa ho sbagliato. Segno errore, ecco qui. Un po' meno frequente. Ma va ben male. Spero che non applichi il malosattacco anche con la mostra speciale, però. Words and Club. Hai ragione, anche te, Paul. Tecnicamente l'ho etichettato come una visual novel camuffata da platform. <ride> Quindi tecnicamente c'è anche quella, è vero? Seppure un gioco abbastanza breve, cioè non è breve, ma. Boh, ha alcuni filler che lo allungano per non essere breve, ecco. Jazzcape e do i docchi già giocati. Ah, ma che bravo! Allora, ti consiglio Stainsgate se non hai visto già l'anime. Perché l'anime è bello, ma il... gioco ancora di più. <ride> Sono emozioni. Cioè, c ho. C'ho qui, Curiso dopo tutto. Eh, e c'è anche Monica là dietro. Non si vede un po', ma. Il più importante clan, c'è anche Curiso. Aspetto il peluche di, Giù, di Gina a questo punto. Non uscirà mai, lo so. Oh. È un peccato. C'è anche Aiko. non l'ho mai giocato. Anche se ne parlavano bene. Prima o poi, sei in sconto. Forse. <ride> Direi che ci siamo con le... Con i nemici. Abbiamo sbrigato anche velocemente, in... Un'ora e 5 minuti, diciamo. Fantastico. Allora... Potrei pensare un po' alle abilità. Magari potrei provare a reworkare Shelly, visto che, appunto, ho detto che è un tank magico, ma... Non ci ho pensato più di tanto Allora, quindi Shelly intanto va nerfata con l'attacco eh, Nerfata, ha detto Ta! Ecco qui Avrà meno attacco, non poco attacco come chimica O biologia Che comunque è più alto Ha comunque armi buone Nerfò anche attacco magico Che non lo usavo comunque per scendere Ma avrà un attacco magico maggiore dell'attacco base quindi potrei fare che ha un'abilità che, che permette di incantare l'arma. E così attacchi base usano l'attacco magico. Se si può fare. No, basta fare una condizione qui. È semplice. Intanto um, devo fare uno status. Quindi arma incantata. Quindi um, uno status buono. Un'immagine buona. Non ho, ho rigali incantati. Ma li posso modificare dopo. Quindi. Attiva. Semplicemente gli attacchi base sono attacchi magici. E vanno oltre la difesa magica. Vorrei che aumentasse anche un minimo il danno, ma davvero di poco. Um, il fatto è che le armi che ha. Aumentano l'attacco. Dovrei farne anche un paio che aumentano la magia, allora. Potrei fare che il mouse aumenta l'attacco. E i dischi aumentano la magia, eh? I dischi di computer, ovviamente. C'è anche Gnosia. È vero, però penso che quello ci si gode meglio dopo che hai giocato altri Visual Novel. Ma, certo, c'è anche Gnosia, ho nominato G Gina e neanche ho parlato di Gnosia. Ah, sì. hai già visto quei nomi per i canali. Oh, forte! Beh, io allora recentemente a breve vorrei cominciare a giocare a Chaos Chaos Head, che è un gioco degli stessi sviluppatori di Steins Gate. Penso ben dopo che finirò il secondo Greta Saturni, visto che devo ancora finire quello, ma non vedo l'ora di giocarlo. Poi c'è anche il sequel spirituale di Steins Gate che è stato annunciato, ma niente di più. E poi oltre a quello che volevo giocare, c'era un gioco consigliato da Michael, era Uh, come si chiamava? Omineko When They Cry È solo testo praticamente però <ride> È una cosa alla volta ecco Volevo giocarmi tutti i giochi della serie Science Adventures Dopo Steins Gate. Oltre al dating sim di Steins Gate, Quello è un obbligo per me Oltre a quello sì Ho oh, molti visual novel in programma Una bella trama Steinsgate! <ride> e altri che, che, non, che ho giocato e non conosco No, che ho giocato non ne ho giocati molti fuori streaming, in verità di Visual Novel. L'unico era Doki Doki per la prima volta. Poi l'ho rigiocato qualche mese fa. cena di due toast. Ah, a me volte, a volte mangio piadine Non è male. Cruz è finito oggi. Oh, contentissimo che il gioco piace a altre persone. Allora, waifu del gioco. È Gina, vero? È Gina. <ride> No, non sto influenzando nessun, nessuna opinione qui. Vero c'è anche Hyper Dimensional Neptubia a parte Visual Novel. Prima o poi lo gioco anche quello, ma. come RPG magari. Comunque, arma incantata, dove eravamo rimasti. Magari posso fare che aumento un minimo:. Mm. Aumento un minimo l'attacco magico. No, potrei fare che non aumenta niente ma di base è più attacco magico dell'attacco fisico. Di base non fa niente. Al massimo posso Aumentare un po' il target rate così lei viene focusata di più. 20% dai. Però dopo... Non so, sembra che si obblighi il giocatore a fare questa per attirare gli attacchi. Ma una seconda funzionalità non sembra così male. Va bene allora. Informatica. Come la chiamo? Um. Qui intanto devo cambiare questa cosa. Um. Potrei togliere qualcosa di questo tipo. Ah, posso anche ordinare dopo. Allora, questo non serve più. Eh, questo è. Um, Aumenta. Oh canta la propria arma con il potere dell'informatica eh. anche se onestamente volevo far partire Shelly con un'altra classe ma purtroppo non ho trovato buone alternative arte ma arte la prende più avanti quindi non è che ho buone idee potrei fare networking vabbè dovrò vedere sono per Racchio. <ride> ah, lo immaginavo, Paul. Anche se sei partito con Setsu. Ma non sapevi la verità. <ride> Ammetto che Gina è top tier. Oh, ne sono contento. Ma ancora partire a Stella. Anche a me Stella mi ha preso all'inizio. All'inizio ero molto... Molto indeciso. Sono partito con SQ, ma poi... Non mi ha convinto. Poi, quindi sono passato per Stella. E infine Gina. <ride> Così senza neanche accorgermene. Come con curismo mi sono accorto del, del mio amore per lei solo a metà strada. Solo dopo. E non subito. È una cosa curiosa. Comunque la mossa qui. Dovevo trovare un nome ma... Incantamento tengo generica. Col... Incanta l'arma. Descrizione. gli attacchi base colore verde gli attacchi base usano l'intelligenza tutto qui lo farò pagare magari pochi TP è una mossa di setup dopo tutto sono in battaglia utilizzatore informatica potenziamento mh, che numero è? cosa faceva questo Potenziamento 2. Ah, così. Ci sta il potenziamento 2 in verità. Altro che devo combinare è dire di no. Semplicemente si mette lo status. Arma incantata. Al 1000%. Non vogliamo mai sbagliare. E, altra... e dopo quello devo controllare se ha quello status. Quindi. Lo status è il 213. Quindi... Qui c'è la condizione, a questo punto... Uh, dove trovo le condizioni? Mm, dove ho messo le condizioni? Mm, qui? Ecco qui. Aspetta. Ecco qui, trovata. Quindi, la condizione è questa. Se è lo status numero tot, fa una cosa, invece alt altrimenti l'altra. Se lo status... Era 213. Allora... Fa la nostra formula, altrimenti fa il resto. Ah, uh, devo vedere meglio come si definiva la punteggiatura. Allora, no, non è questo. È questo. Ok, quindi c'è due. Ok, devo mettere due punti in mezzo. Tutto qui. Quindi, se ha lo status 213, che è arma incantata. Allora, la formula d'attacco usa la magia. Era Mat, se non sbaglio. Matte, sì. Difesa magica invece è MDF MDF. Se invece ho oh, premuto invio. E ha salvato bene. Se invece l'abilità non è attiva, semplicemente la formula dei danni è la stessa. Perfetto, potete togliere anche il nerf all'attacco magico eh, all'attacco all all base in questo caso. Perché insomma è un'abilità che presumibilmente aumenta i danni dopotutto. Perfetto, quindi se ha quell'abilità attacco è fisico, altrimenti è magico, e non c'è altro penso da mettere, volevo oh, solo buffare guadagno tp in 6, così incentivi di meno l'uso de eh, della difesa che forse è troppo rotta a questo punto, ok, direi che di base è così, mm. era informatica, incantamento. Faccio magari magari 6. No, non TP, vero 6 mana. Devo ricordarmi che deve pagare in mana. Non TP, TP sono per i punti azione. Perfetto. Non proprio. Non proprio. Per niente. Eh, ho sbagliato. Ho sbagliato tutto qui. Questo è il programma. Facciamo costare 5. E interrupt. Anche se alcune non si possono usare, vero? Alcuni sono di combo di altri, quindi ho oh, nel fatto qualcosa per sbaglio. Ma va bene così, incantament incantamento mettiamo. Andrà bene il 6, 7. Ecco. Altro che posso aggiungere? Non penso. Perfetto, devo solo applicarglielo ed è fatta. Ma con le mosse più o meno a quelle giuste, alla privatizzazione l'incantamento e devo anche dire che magari in effetti aumenta anche il target rate. Uh, aumenta aumenta uh, il come si come lo posso chiamare Attira un po' gli attacchi dei nemici. Un po' gli attacchi dei nemici. Un po' mi pare un po' generico, ma 20% non penso significhi molto al, al giocatore. Che curiso, curiso, lui che migliore. Uh, la miglior ragazza di Stains Gate è curiso. Va bene, se, Paul, se lo dico, va bene. <ride> Ti sta bene. Ah, anche Setsu, beh certo c'è cioè anche Setsu Anche Setsu è fantastica Ma di nuovo, sono per Gina <ride> Comunque, qui ho messo Generalmente le mosse sono queste Non penso mi serve altro rework mm. Magari avvio il gioco Per vedere se posso migliorare qualcos'altro Va ah, bene, conta anche il fatto che Le cose possono essere un po' disordinate in effetti Qui è giusto? Forse? Quindi. Matematica ho fatto, devo solo togliere. Ah, non è inizializzato. Vabbè. Comunque, Le mosse di Argante le ho revisionate, vero? Non ricordo. Le sue? Sì. Non le ho applicate, però. Le tue? Generalmente sono ok. Le tue? Mm, volevo farla attaccante fisica anche lei, no? Aspetta, come sono messo con i personaggi in effetti? Ho pochi fisici, dopo tutto. A parte Charlie, vero? Lui è un fisico. Allora abbiamo. Malik è fisico. Ok. Uh, posso segnarmelo qui? Fisico. Ah, non badate al met metà nero, metà bianco. Argante è. Mixed. Eronio è. Fisico. Charlie. In teoria fisica attacchi fisici, ma vorrei farli magici, seppur paradossale, fisica magica. Vediamo dopo Shelly. Anche Shelly è mixed. Alessia è ma magico e lei è magico. E infatti, abbiamo due fisici. No, aspetta. No. Ho messo... Perché Jacqueline è... Sì, ok. Jacqueline è dopo Alessia, come ho detto. Ok. Quindi Alessia è magica e Francesca è magica um, Jacqueline allora dovrei farla fisica Per poter fare Charlie magico Altrimenti faccio Jacqueline magica Ma no perché Così il primo dungeon delle fogne Sarebbe uno metamagico Uno magico, un altro magico e un altro magico Quindi lei per bilanciamento deve essere fisico Almeno per il primo dungeon Quindi per Per coerenza Charlie sarà magico Anche se in effetti uh, Alessia poi impara... Uh, no, Jacqueline... No, era Shelly. Dopo Informatica impara Arte, che dovrebbe essere anche quello magico. Potrei fare anche quello misto, ecco. Va bene, allora vedo di fare Charlie magico. Perché in effetti dopo impara Termodinamica e Geofisica. Quindi, cioè, sarebbe... Beh, parte magica può diventare fisico a quel punto. Dai. Termodinamica in effetti suona magico, ma geofisica no, ma volendo può buildarsi sul fisico, va bene. Ho scritto my opinion. Ah, ho letto Imo, scusa, non leggo gli acronimi. <ride> Pensavo fosse Imo, eh, nel senso. I'm honest, <ride> non lo so. Quindi Charlie semplicemente converterò le mosse in mosse magiche. Pur qualcuno potrebbe di nuovo ridire che la fisica ha mosse fisiche, non magiche. Insomma, si chiama fisica per un motivo. Ma non vorrei fare un altro magico nel gruppo delle fogne. E eh, non vorrei fare le ragazze magiche, tutte quante. In verità sarebbe più carente, perché le ragazze sono più brave a scuola. O più brave con le questioni di memorizzare. Vabbè, potrei fare... Più avanti possono sempre specializzarsi al meglio, dai. Alessia Coricino, anzi, Alessia ragazza del bagno chiuso. <ride> Beh, posso fare Alessia in bagno chiuso se vuoi. Ma c'è, lo che sto a dire. Comunque, direi che sono abbastanza convinto di quello che è uscito. Ma siamo presto con la live, quindi... Quindi non so che combinare. Uh, ho fatto un giro turistico qui. Potrei fare la scena del, del secondo piano. Per rivedere meglio gli eventi che portano al dungeon. Prima di questo però volevo giusto boh, sentire un parere onestamente. Perché ho cambiato la professoressa di inglese. Non ho trovato troppi personaggi che combattono adulti. Eh, con vestiti sobri per una scuola magari. E quindi ho preso un. un'immagine un po' più di una persona un pochino più giovane e quindi vediamo se la trovo mm. non ricordo neanche come l'ho chiamata prof di inglese penso lo pensa o inglese basta forse l'ho chiamata eccola qui ah. ecco ho provato a metterla come prof di inglese Spero non sia troppo giovane, ma nel, nel, nel caso, insomma, com'era? Fare il fantasy 8 a quella professoressa di 18 anni? Cioè, quindi per qualcosa di questo simile, di, di questo tipo è permesso. Poi sa anche di inglese, sa anche di persone inglese, quindi è una tipo una studentessa che si è appena laureata in lingue e ora viene qui a insegnare in inglese, non lo so, va bene. Hai messo Elisabetta? No! Ah, ti ricordi? Ah, non è che le detto per referenza quello che dicevano in gioco? Una parola. Ah, oh, aiuto. Mi preoccupi così. Intanto che stavo combinando? Ho già dimenticato. Niente, stavo preparando qui il secondo piano. Per la scena con lo spettro delle fogne. Waifu. Perfetto, direi che allora è a posto. <ride> Solo che purtroppo appare per poco nel gioco. Dovrò farlo riapparire dopo nel caso. <ride> Gli fai una side quest mondo tue regole lo so ma uh, diciamo che volevo avere delle cose che non che convincessero il giocatore quello prima era una strega letteralmente che con una scusa la faceva apparire lì è una stupidissima scusa ho dovuto un po' cambiare le cose allora quindi forse infatti è... va bene le mie regole però forse a volte conviene avere un mondo di gioco che se vuoi che i giocatori si medesimi non deve avere cose troppo strane Fuori dall'ordinario, ecco, a meno che non lo fai apposta, in quel caso è scusato. Allora, volevo fare qui una miniscena. C'è eh, Francesca che va a prendere la sua borsa di ginnastica. Ma non la trova, e vede all'improvviso un fantasma che appare dietro di lei con la borsa in, in testa, possiamo fare. O davanti, mi manca lo sprite, magari a riguardo, ma intanto. Mi perdo qui in mezzo a tutti questi sprite uh, Non qui Era su monster Qui seppure nero volevo... Lo spettro sarebbe bianco Non va bene così dai per ora Quindi lo spettro ha preso la tuta Francesca qui a vederla Magari inizialmente invisibile C'è che la bossa lo vede scappare e scappa giù per le scale. Lo vede andare nel bagno e lì comincia una ricerca. Mi potete dare un contesto? Ho dato un contesto ma era stupido. Del tipo la prof piace vestirsi da quello che insegna. Infatti spiega il periodo delle streghe nell'altra classe. Stupidaggini di quel tipo ecco. Ci sono molto per un po' di coerenza nei giochi. Almeno ci provo ecco. Nel tuo mondo gli insegnanti sono bambini di 12 anni che assimilano conoscenze tramite microonde e allora tornano. Uh, sì, solo se possiamo dare una buona spiegazione del perché. <ride> Ma allora, cerco di dire, lasciare almeno un po' simile al mondo vero. Non so cosa sono i bloomer, Paul, o almeno ho dimenticato. E infatti in questo mondo ci sono già cose strane da spiegare, come le abilità che usano i giocatori, i personaggi. Ma questo verrà spiegato comunque più avanti. Intanto... Questa cosa del Della tuta Oh non tuta Del Della borsa Quindi c'è il fade in Fade out Ma solamente mm. La prima volta che ci sali Accadrà sempre Quando ci entri Per ora almeno è così mm. No potrei fare invece che Quando esci dal dan Quando esci dal dalla struttura Francesca sale da sola e parte la scena. Sì, quindi quando Francesca è nel gruppo ma non c'è chiunque altro nel gruppo, facciamo malli, allora parte la scena. Se c'è chiunque altro tra cui mali, appunto, non parte la scena. E parte solo una volta. Quindi appena è finita, la disattivo. Quindi, processo a uh, inizio automatico. Facciamo, facciamo che parte lì. C'è Fra Francesca che si muove in alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Spero che quel pezzo sia passabile. E non abbia un hitbox. Quel quadratino. E mentre cammina in alto, appare lo schermo. Una, una carina transizione. Per inizializzare, facciamolo sparire prima. Va bene, P per vedere bene come verrà. Compare lo schermo e. Accadono cose. Magari aspetto che finisca di muoversi. In questo caso basterà fare... Mm. Quando finisce di muoversi si attiva lo switch 1. Così aspetto il loop finché si finisce di muoversi. O semplicemente posso fare un'attesa di tot secondi, visto che dovrei sapere esattamente quando finisce di muoversi. Ok. Vediamo subito come funziona. Allora, non parte niente. Ah, perché c'è mal in gruppo. Temporaneamente rimuoviamo questo, questa limitazione. Solo per ora, ok? Così. Vediamo. Non c'è che in live. Ok, qualcosa di simile potrebbe eh, ricordare, ma non proprio. Vabbè vedrò poi cosa sono, così so per le prossime volte che immagino dirai. Comunque no, troppo poco. Inoltre deve anche sparire la musica, quindi facciamo un... Non c'è musica, va bene, ma ci sarebbe la musica in questo punto? Così, magari ricordala così poi riparti. Ok. Ricordala così lei la riproduci dopo che lo insegui. Perfetto, forse parte troppo in basso però. E poi è decentemente... Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Ah. Eh, hey, immagini che ho salvato io qualche tempo fa. Ah, quelli blu per fare ginnastico. Ok, sono molto corti in effetti. No, qualcosa di più eh, lungo, ecco. Jeans a metà, ecco. Allora... Uh... Forse potrei farlo più vicino perché l'animazione... la scena è un po' troppo... parte un po' lenta. Ma devo togliere un po' d'attesa allora. Mm. Vediamo. Armadietto. Io posso anche dire il suo cognome? Qual è il cognome di Francesca? Aspetta, me ne sono dimenticato. Uh. Non, non lo ricordo. Vabbè. Non è importante. Mi ha detto... Aspetta. Uh, devo però censurare una cosa perché ho paura possa spuntare... Eh, qualcosa. Allora. Dovrei avercelo tra qualche indirizzo mail. Davvero. Uh, tra qualche indirizzo mail... No. Non c'è Francesca. Non gliel'ho messo il cognome almeno. Su Discord forse c'è qualcosa. In teoria l'ho messo tra... nel, nel backa garden. Era Nassaro, immagino? Sì, era Nassaro per qualche. Non ricordo perché ho messo questo cognome. Ah, andrà bene così. Censurare. Eh, può... Tra le mail poteva spuntare qualcosa di. Eh, segreto? Visto che ho... avevo creato un po' di mail con nome di qualche personaggio di Uperdam con il cognome relativo. Nassaro. Magari c'è un suono per far capire che l'ha aperto. Quindi... Open. Questo andrà benissimo. Me Altra attesa qui in mezzo. Il fumetto. Mm. Giocatore, silenzio. Strano. Um. Qui non c'è. Ma ero sicura di averlo messo qui. Qui non c'è, dice più volte qui però. Messo nel mio armadietto. Quindi Rogno figlio di Anagron Confirmed. Per cosa, scusa? Uh, in teoria Rogneo non ho ancora deciso, deciso un cognome, credo. Uh, era forse Hiro, ma forse dopo l'hanno presa in giro comunque oh, dopo questo potrei fare aprire un fantasma, per i cognomi non c'hanno un cognome almeno anagram non c'ha un cognome eronio non penso in definitivo hero perché è stupido <ride> è troppo simile a eronio anche perché ci ho fatto un gioco di parole a, a riguardo Devo ancora decidere quello di Eronio E Anagrom non ce l'è, basta <ride> Magari qui può sentire Uh ho premuto per sbaglio Qui può sentire un suono E nel mentre appare il fantasma Lo posso fare trasparente nel mentre Vero mm. in questo percorso Spettro Copacità nulla, ma appare pian piano. Posso fargli un fade in Dov'è? Mm. C'è un elemento comune a riguardo. Se ne fa pari, ecco di qua. Copia e incolla. È un po' lungo, ma vale la pena. Ta! Lo spettro appare pian piano. Ok, appare pian piano. Lo faccio aspettare. Ma oh, non faccio aspettare, semplicemente gioca... E Francesca che se ne accorge. Posso anche riprodurre un suono nel mentre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Sono 26 frame. Quindi se aspetti un 12 frame fa un suono. Francesca se ne accorge e si gira. Tipo... Un suono da fantasma. E il fantasma come fa? Tra la la la. Non c'è nessuno che lo sa tecnicamente. È tipo un generico. No, no. Non ne ho di buoni, vero? Questo sono molto di Pac-Man. Questo al massimo. È più un buzzer però. Andrà bene in quello, dai. No. Per questa volta. Fantasma sono formaggino. Eh, sì, ma come fa anche lui? Come fa? E lui come fa? Uh. Aspetta un attimo di... di att un attimo. Francesca si accorge, si gira. Magari senza attesa anche Perché dopo Un qualche istante si gira verso il fantasma Posta percorso Giocatore gira in basso Il fantasma Non c'ha un test Non c'ha uno sprite per parlare purtroppo Ma gli farò dire qualcosa Ma Ma la mia, Come, come l'ho chiamata la mia borsa di ginnastica? Uh, di averlo. averlo Infatti devo dire qui cosa ha perso. Averla messa la borsa. La borsa. Ma ma la borsa. Fantasma. Uh, no. Cosa dicono le persone quando vedono i fantasmi? <ride> Scappano e urlano. Tranne Francesca. Lo insegue! <ride> Posso fare la gag che prima scappare e poi Aspetta ma la mia borsa E la mi seguo invece Eh, eh Ci potrebbe stare Ma, ma Un, fa Un Un E scappa Non so dove può scappare perché non c'è niente dove scappare Facciamo qui a sinistra che c'è più spazio E poi torna indietro mi piacerebbe anche tenere ferma la visuale, ma è semplice, perché ho fatto apposta tramite script. Vi mostro anche qui, perché, boh, nel caso qualcuno interessasse. Dov'è? Mm. Dovrebbe essere qui, ecco. Ho sovrascritto l'update scroll che muove la mappa, che se certi switch sono attivi, allora la mappa non scrolla. Ovvero, se, lo, se attivo due switch, adesso la mappa non si muove. Potrei farlo direttamente. No Mi piacerebbe però concentrare la visuale nella parte alta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 passi. Se prim prima di muovere il giocatore sposto la mappa di 6 passi verso l'alto, magari prima di attendere un 10 frame prima che finisca e poi blocco la visuale, allora. Allora, lì posso avere la, la, la scena centrata sulla parte alta. La visuale la blocco attivando gli switch 117 in poi. 117, 18, 19, 20. Li attivo così la visuale non si sposta. Appunto, è lockdown camera, left, right, up, tutte quante. E poi le riattivo. E poi le disattivo. Ecco. Mostro subito l'effetto se la parte iniziale funziona. Perfetto. Infatti non si è mosso e se lo muovo da qualsiasi altra direzione lo schermo non si muove. Resta fermo lì, fissato. Magari potrei metterlo un passo in meno visto che forse lascio troppo spazio nero sopra. No, tanto c'è la superficie dello schermo. La telecamera non può andare comunque oltre. Allora dice... Ah! Magari ben ingrandito. E, e magari... Un po', pensavo si fa dire anche un fantasma! Un po' banale. Un fa... Ah! Aspetta. E ora ha preso lui! La mia borsa di ginnastica. Vieni qui e allora mi comincio a inseguire. Con... Magari quando dice aspetta si ferma. Però mi piacerebbe. Che accadesse proprio quando lo dice, ma è un po' troppo un po' più difficile da fare. Un fanta... fantasma Dorf, fantà non fantadorf, fantasma Dorf. Non dire più quel nome. <ride> Dovrò di... devo fare che chi dice quel nome viene bannato. No, scherzo. Ma ci sto pensando. Se arriva lui in chat, aspetta. Come si faceva? Ehm uh... Perfetto, non esiste. Quindi sono col... Prova un nome diverso. Oh, non potrei preoccuparmi. <ride> mm. ma è... Magari hai cercato di cambiare nome. Perfetto, sarà lui il vero profilo. Sono... Ora sono al sicuro. <ride> Fantado. Certo. Aspetta, ma se togli. Se togli. NTA. Esce Fado. Non è che Fado è segretamente Fantadorf. Che Fantadorf contiene la parola Fado. Oh no. <ride> oh no. Comunque, ritorniamo alla scena magari. Una magari più interessante. Allora, è lui che ha preso... Oh, è, stato, è stato lui a prendere. Ecco il segreto di Fado, oltre a essere in Fire Emblem, è che Fado tecnicamente può essere un numero esade esadecimale. <ride> allora, um, che stavo... ah, mi perdo sempre. Tanto Dorf, cosa vuol dire? C'è poca Dorf? C'è medio Dorf? Uh, non trovo un modo per farla correre e interrompere quando dice questa frase. No, semplicemente la faccio a correre a sinistra. 1, 2, 3, 4. 5, abbastanza veloce. Velocità di corsa normale. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. E volevo fermarla quando arriva lì, ma devo fare una condizione quando... Ah, posso fare un, un pathfinding volendo. Per tornare al punto invece di... Invece di calcolare esattamente che Y è il giocatore. O forse va bene fare passi fissi, va bene. Magari quindi quando dici vieni qui, si mette a correre. E stavolta va a destra. E corre in giù. Muovi giù all'infinito. E oltre. Perfetto. Non attendere perché il fantasma anche scappa. Anche qui non c'è attesa. Uh, ma non vuole che partisse prima che finisse di muoversi tutto a sinistra. Quindi metterei un, un semplice switch qui. Switch 2. Che se non, di, se non finisce di arrivare fino a sinistra, aspetta un, un attimo. Che finisca il loop. Oh, aspetta di un loop finché non finisce di muoversi. Altrimenti si buggano sulle piante. <ride> Non penso può cadere in verità, quindi. Lasciamo così, su. Ancora revisione abilità? ho fatto un misto in verità. Ho fatto revisione mostri, una veloce revisione abilità e ora faccio una scena di un fantasma. Abbiamo scoperto la tua verità, Fado poi. Che Infantadorf è contenuto Fado! Inoltre, Fado è un numero esadecimale, ma. Uh, non so se è coerente o meno. <ride> Forse è così che nasconde la sua, la sua vera identità. Dopo che è mosso magari posso No ripristino dopo il giocatore Vieni qui Lo dice e poi c'è il fade out dello screen mm, Potrei fare che No devo fare che dopo tot scappa anche il fantasma Altrimenti Altrimenti ci sbatta addosso Quindi percorso Spettro Giù Mettiamolo abbastanza veloce anche Ma mm, ah, va bene così 40 frame sono abbastanza, penso, per una corsa a destra. Un passo normale saranno 7 frame, se ricordo bene. 8, 7, quindi di corsa sono molto meno, sì. Aspetta, un... 12 frame, facciamo, dai. Eh beh, si sì, sono 64.208 in decimale. Sei un numero molto grande, Fado. Oh, sì, un numero e basta, è notevole. Valdorf non può essere. Cioè, in. Eh, 24, eh, in 36 decimali o oh, quant'è? Potrebbe essere un numero, ma non esiste. O oh, se esiste, non è, non è così frequente. C'è qualcuno dietro di te? Il fantasma? Oh, sì, ho visto. Eh, qualcuno è passato. Può essere. Voglio vedere un attimo come è venuta la scena, perché come sempre qualcosa non andrà mai al primo tentativo. Allora. Certo, devo togliere questa signora. E far apparire il fantasma. Non appare. Signora, si spa, devo inseguire un fantasma. Signora, signora. E niente. È andato tutto storto. <ride> Intanto attiverei uno switch per far sparire queste persone su mappa. Basta usare switch 3, facciamo. Così spariscono. Poi... Lo spettro che appare, aspetta, ma per apparire deve attivare un altro switch. Lo switch 1. Ok, ora appare. Quando corre a sinistra, fa questo, va bene. E non c'è attesa per lo spettro. Vieni qui, e finisce così. Devo solo far sparire questi qui. Con lo switch 1 sono spariti. Basta, no, non switch 1, switch 3. Basta ricordarsi di resettare gli switch ogni volta ed è a posto. Vediamo ora. Allora, arriva così. Controlla. Oh, forse è meglio se fosse girato... No, così mostra che ha la borsa in mano. Magari potrei aspettare un minimo di più Prima che Petro scappi Così sono un po' più allineati 18 frame facciamo così Così E dopo che accade scappano anche al piano di sotto Quindi posso far continuare questa scena Quindi Magari scappa Qui Lo insegue nel bagno femminile Ma poi lo perde di vista O semplicemente entra nel tombino Hmm. Devo però poi fare i dialoghi adeguati magari Posso fare che ne lo veda andare nel tombino ma deve parlare con questa persona qui come era già previsto originariamente Anche se Devo cambiare comunque un paio di dialoghi Ok Devo solo rifare anche la parte per gli altri piani. Eh, potrebbe essere complicato. Ma no, non può essere così grave. Questo è trapassabile. Perfetto, questo non ti fa passare. Ok, questo va bene. Faccio aprire magari qui il giocatore e inseguire lo spettro di là. Quindi, se lo spettro è di là, faccio un copia e incolla magari. Piano 1: Così rivolto verso l'alto. Solo con lo switch 1 attivo. Devo stare attento di ancora di non girare con switch attivi. Devo andare. Posso farlo anche muovere da solo in verità attraverso, il movimento è personalizzato, anche, possiamo fare. Così non devo neanche scriptare niente, cioè, non devo neanche ricordarmi niente. Quindi, lo spettro si muove 1, 2, 1, 2, 3. E a destra. Destra, destra, e poi sparisce. Uh, opacità 0 perfetto e parte automaticamente. No, non serve neanche che parte. Si muove e basta tutto qui. Poi in bagno, infine. Non c'è, non, non lo vede più, l'ha perso di vista. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 3 e 2. Perfetto. Quindi il movimento da fare a Francesca dopo è anche se potrei fermare la schermata anche qui perché sembra interessante. Uh, era 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2. E cambia mappa. Perfetto. Prima di fare aprire lo schermo, devo teletrasportarla e magari scrollare un minimo la mappa. Quindi vai qui senza dissolvenze così non carica di più anche se devo aspettare un minimo il minimo necessario per far scrollare la mappa a destra a destra di diciamo un era 3 sì, vediamo come, come funziona scappa no non ci credo solo una fregatura no no <ride> Ah sì, mi vedo anche nello streaming lì, non c'è niente di... Cos'è quella cosa? <ride> da che parte... Co ah ok, no, perché schippando i dialoghi fa questa cosa. No, qualcosa non va. Niente va. Ups, <ride> due cose. Prima, ho sbagliato mira, a quanto pare. Seconda, devo cambiare queste impostazioni. Velocità, alta e frequenza massima. Un, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, è corretto. Perché ha fatto un passo in meno? Riproviamo. Fantasma, scappa. Così è corretto. Perché fa un passo in basso? Inoltre deve sparire anche questa, scusami. Uh. Se lo switch 3 è attivo, non ci sei. Perché? Fa un passo in basso? Ah, fa parte di questa scena forse? Questa scena fa parte con un passo in basso, in effetti. Vediamo se parte. Mm. Facciamo così: uh, Scena, uh, fine lezione. Vediamo se parte o meno, ecco. Se quello è l'errore, almeno. Speed up anco minimo. Oh, già meglio. Anche se spammi perfetto non si bugga, solo col debug speed up si bug va bene. Stolta non ha fatto il passo, ma non ho cambiato niente. Non ho cambiato letteralmente niente, ha fatto un passo a caso in basso. Prima l'ha fatto a destra. Non è che il giocatore lo muove per sbaglio? No, ha fatto un passo in basso ora. A volte sì, a volte no. Il gioco non funziona bene. Che paura! Oh, è il fantasma delle fogne che ci modifica il gioco. Oh no! Vediamo, premo su. Fa il pass Ah, perché? Ho capito. Perché si salva il, passi... il comando del pass in basso da fare dalla mappa precedente. Devo quindi fermarlo prima di cambiare mappa. Altrimenti fa un pass in basso. Eh, in overload da prima. Si può chiamare overload? Diciamo di sì, dai. Non pensavo che cadesse. Va bene. Allora, appena sparisci lo schermo, percorso il giocatore. Stai fermo, per l'amor del cielo, ecco qui. Non dovrebbe più fare passi in basso. Lo fa, infatti. Anche se c'è un minimo di masuglio della mappa che si muove. Quindi devo aspettare un qualche frame in più. Perché si nota una cosa strana. I ci frame basteranno su. La velocità spero di averla messa abbastanza alta. Entra nel bagno femminile e la perde. E dice tornerò dai miei amici. Ok, quindi la teletrasporto qui e vediamo. ho visto danzare mi sbaglio spero quindi solve un'altra attesa anche 8 frame stavolta teletrasporto in bagno mm, qui posso fare magari la spawn sull'ingresso e fa un passo a destra fa sempre figo Faregli fare un passo di ingresso ok Uh, mostra schermo ma dopo che fa il passo a destra voglio a destra ecco qui Ho Attesa di un secondo e poi Fumetto Silenzio oh. Silenzio va bene Ho sudore anche perché silenzio l'ho fatto prima uh, Posso fare fastidio anche Uf. quel um, quel burlone vestito da beh in effetti no, non si può subito pensare che sia uno spettro, è più plausibile che sia uno vestito da spettro mm. quel burlone eh. quel burlone tra Prima ha detto che era uno spettro, ma in effetti era un, una sorpresa per lei, quindi... Insomma, è, è così che funziona il jumpscare. Non è un jumpscare, va bene, ma... In vit IRL, Irl, Irl può essere un, un, un spavento vedere uno, una persona vestita da fantasma, dopo tutto. Quindi dopo può immaginare che può essere qualcuno vestito da fantasma. Quindi ora lo chiama burlone, ma non specifica che... Magari non lo faccio ancora specificare, ma poi quando spiega agli amici dice che qualcuno vestito da fantasma o oh, un fantasma. Un fantasma ha preso i vestiti ecco ha preso la borsa di ginnastica e spa quel burrone è, è sparito nel nulla che sia veramente un fant nah. ma che vado a pensare e poi devo tornare dai miei amici e dirgli cosa di è successo tornare dai miei compagni e dire cose appena successo lo faccio automaticamente perché girare da soli può far partire dialoghi che potrebbero non essere previsti quindi ultimo fade out e in ingresso con tutti lì però devo fare una scena con tutti i personaggi in vista ah e posso anche pensarci dai Secca mettere tutti i personaggi sulla scena. Uno, uno dopo l'altro. Ma non è così grave, in, ve in verità. Ho anche messi uno dopo l'altro dopo tutto. Dove sono? Piano terra. Non c'è molto spazio per fare scene in effetti. Mm. Francesca verrà qui verso destra. Qui un po' aspettano, va bene, va bene, possiamo fare. Ma lì. Mettiamolo giusto uno come placeholder. Gli altri li farò fuori streaming, che comunque devo fare uno e l'altro. Mm, magari lo faccio parlare con argante. Che, che combo, ma gli argante, ok. Giusto, loro allora due. E solo con lo sempre switch 3 attivo, dai. Che era attivo già prima. Devo ricordarmi poi di spegnerlo, di nuovo. Francesca viene qui, passa a sinistra. Posso fare anche che il giocatore... No, facciamo sempre lo schermo che scrolla a sinistra. Ma penso lo schermo... Nel dubbio facciamo scrollare a sinistra, sì. Tanto il lock screen è ancora attivo. Quindi ovunque ti muovi lo schermo resta fisso. Quindi, lo teletrasport fade out, come sempre. Per fare alcune cose carine fuori vista. Attesa di 8 frame. Un classico sposta schermo. Questa sinistra. Tanto ce la, la, lo farà subito. Non ci mette niente. Dimentico altro Ah il teletrasporto vero. Mm, trasporto giocatore. Piano terra. Tipo qui farà un paio di passi a sinistra. 3 o 4. Sinistra ecco qui. Lo facciamo muovere e partono le scene. Va bene una breve scena la farò. Velocizzerò perché ho a quanto pare ho abbondato con altre scene. Uh, allora, andare magari a velocità normale però. Così ripristino anche la velocità. Perfetto. E comparsa schermo. Avviene dopo. 120 frame. Eh, dire le sue cose. È fatta. Allora, qui c'è qui. Accelerò di nuovo, va bene. Fare prima il suono del spettro che appare, in effetti. La musica poi parte. Non è ideale. E ci vuole un'attesa più lunga qui, in effetti. Poi c'è anche questa scena che parte automaticamente. Ma questa partirebbe prima, va bene. Non è importante. Allora, un'attesa più lunga per la fine. Perché è troppo istantaneo il cambio. Il 30 frame, basteranno. Ultima cosa la musica. Parto automaticamente qui la musica. Questa musica è da. Eh, com'era? È gioco di calcio, aspetta. È in zoom 11. Però sarebbe più veloce, l'ho svruata un pochino. Fun fact. Eh, però potrei farla partire automaticamente invece di farla partire così. Ovvero. Metto quindi in un angolino una cosa che riproduce. Mappa succursale. Surruata un po'. Spero sia abbastanza e non sia troppo alto volume. No, è a posto. Quindi, questo avviene sempre come processo parallelo: ogni volta che entri la mappa, tranne quando lo switch 3 è attivo. Quindi, non parte la musica. Potrei anche far partire una musica di inseguimento, che è quella che ho fatto dall'altra volta, che è quella che ho usato nell'altro inseguimento. Quindi, ci può anche stare. Quindi, questo qui magari parte prima farei in prima dai magari qui dopo che si accorge che deve inseguire lui quindi allora quali avrei mm. beh questo anche se è un, po', è un gioco un po' vecchiotto dovrei vedere se la musica ha una buona risoluzione o trovare una più adeguata non lo so ma è comunque carina proviamo anche se un inseguimento breve. Poi deve sparire anche la musica. Aspetta, la devo dissolvere quando entro in bagno. Quindi, magari quando inizi a entrare in bagno. In 4 secondi, sparisci. Ok, Dai, che è il momento buono della scena. Devo solo mettere le iconcine dei personaggi. Cambiare lo sprite, ma tutto lì. E ora parte! Mm. No, vorrei che anche la musica non partisse a caso nel bagno Ma poi riparte quando finisce la scena del bagno Lasciare il silenzio in bagno, ecco mm. Quindi, bagno femminile E qui che parte la musica, no? No Parto automaticamente Anche qui, sì Basta fare il stesso trucchetto Mi copio questo e parte solamente quando lo switch 3 non è attivo Poi devo ricordarmi però di resettare gli switch Cosa che farò magari direttamente E poi ci lavorerò attorno Per evitare di dimenticarle e basta Qui è la fine Vento um, comune Pulisci i temporanei, perfetto Spero pulisci anche il lock screen Spero Non lo so Forse no Potrei farlo Insomma, non vedo il problema. Mm. Switch. Dove era il lock screen? Era 117 e 120, al 120. Tutti spenti. Perfetto. Deve anche annotarmi cosa fanno quegli switch, così per ricordarmi. Direi che è tutto. No, devo anche riprodurre la musica quando, finisce, quando tutto quanto finisce. Quindi, quando ricompare lo schermo, la musica. Ricomincia. Perfetto, è tutto direi. Anche se penso cominci a prescindere nel primo piano, ma dipende. Matasma anche fa il suono prima ora. No, lo fa comunque dopo. Ah, perché ci mette un po' a partire forse? Perfetto A parte che la musica è sparita a caso Perché è sparita a caso? La musica è sparita uh... Non ho idea Ecco che riparte um... Potrebbe essere perché faccio ripartire questa musica Che stavo già dissolvendo No l'ho già salvata prima Penso che riparto automaticamente a piano terra. Sì, dovrebbe ripartire automaticamente. Quindi direi che è a posto. Per un attimo c'erano due malli. Sì, perché non ho ancora cambiato lo sprite qui del personaggio. Di base sarebbe come Francesca questo evento. Ma non l'ho cambiata. Ora che testo. Perché altrimenti... Perché entrerebbe nel bagno femminile, no? Se fosse un anime... Vabbè, se fosse un anime... Eh, entra nel bagno femminile per inseguire un fantasma e si trova un paio di ragazze che dicono scheranzate lo buttano fuori a calci. Sì, sono così violenti <ride> negli anime. La musica ripa. Eh, sono spariti. Ok, devono sparire dopo, però. E eh, non è male di quello che Quello che arriva. Ok, va bene, la base è questa. Ci sono ancora due dialoghi da mettere, ma sono solo dialoghi noiosi. Quindi possiamo anche tralasciare. Magari me ne occupo dopo. Oltre a quel... Dopo quello vanno in giro a, al, al... bagno di maschi. Incontrano Giacqua per la seconda volta. Stavolta. E poi cercano la chiave inglese per aprire le... Le fo, eh, Le fogne tipo. Niente gemelli maldi. I, I gemalli! Non suona bene, gemalli. Beh, Argante può essere considerato suo fratello. Sono così vicini, sono così... Bene assieme. Direi che è tutto. Infermeria forse gli serve qualche piccolo ritocco. Ma oltre a quello. E ok. Direi che è buona parte tutto. Devo però sistemare ancora un po' di dialoghi. Ma entro domani sera dovrei riuscire ad avere una demo della succursale però completa. Ma non la non la condivido ancora perché volevo completarla anche per la parte della palestra. Che anche lì avrei cose da rivedere. Argalli, così una ship. <ride> Beh, non si può dire che sia una ship, ma sì, sono molto stretti. Volete fare in live? Per poco in verità, stavo finendo. Che ho fatto la maggior parte delle cose. Revisione delle abilità, penso che generalmente funziona così. Ah, forse, no, ho fatto quella di Charlie, vero? Era in fisica. In verità, no, l'avevo solamente ipotizzata. No, le avevo un po' riworkate, Ma ora volevo fargli fare danni magici. Quindi. Uh, vedrò poi di modificare i parametri. Oltre a quello. La biologia anche. Potevo un po'. Ri mm. Penso che alcune abilità le lascio così. E magari farò un rework ancora più avanti. Allora, niente, devo dire che sei vato tardi anch'io. <ride> ah, sfiga, mi spiace. No, perché adesso avrei molti dialoghi da fare. In particolare per il dungeon in pieno di sopra. Potrei farli in live, ma è una cosa noiosa, quindi preferisco evitare di fare dopo. Tanto continuavo comunque dopo le pg Maker, ma fare dialoghi adesso mi pare davvero noioso. Preferisco farli con calma, senza la tensione di dire qualcosa di intrigante per andare un po per risultare interessante. Ecco. Ho già fatto abbastanza con il rivedere i nemici. Vedere nemici con battaglie che siano decenti, non ho ancora testate. Ma speranzosamente non sono battaglie banali. Mm. Tipo la scena per dividere il gruppo per salire qui è un mini dialogo ogni combattimento. Non ti coni, però potrei pensarci. Va bene, ci sì, sono cose da fare fuori live Live su Discord. No, no, adesso mi serve un po' di riposo per la voce, ho riposo e basta. Riposo con RPG Maker, è una buona combo in effetti. Allora, con RPG Maker, quindi penso per prossima, prossima settimana non facciamo Upper Dam. Pensavo di riprendere Artisi, Artisio. Perché per Upper Dam le cose da fare in live le sto finendo. Quindi potrei vedere Artisio. Artisio lo faccio quasi completamente in live, dopo tutto. Mm. Finisce Valdri il inizio io. Solo che non lo faccio in live. <ride> Beh, non tecnicamente non finisco, continuo a fare fuori streaming. Domani tutto il giorno farò. Anche mentre seguo la live di Tund, Di. Domani sera c'è la live di Gamepad per due, dove c'è intervista Tund. Visto che finirò Final Fantasy 8 proprio allora, proverò a farci un raid. E a proposito. Mh, chi vede online? Per fare raid. chiedere se c'è. Qualcuno che gioca a giochi che ho seguito. Ad esempio, classiche categorie. Baba, Baby Default, Darkest Dungeon, Doki Doki. E Saturnis. Due spettatori, speriamo siano italiani, no? Non capita mai però niente di fortunato. Un gioca Darkest Dungeon, ma 400 spettatori? No. Uh, altro non trovo. Va bene. Allora facciamo un raid a un amico di Martis. Giocava Bubba Baba Is You. Peccato non gioca oggi Bubba Baba Is you, altrimenti stava meglio il raid. Ah, ma non ho visto se qualcuno fa RPG Maker in, in italiano. Cosa che reputo in verità molto improbabile, ma non fa male provare. Mm. Vediamo. Italiano. Ah, ci sono io, ma che bravo. No, ovviamente nessuno. Va bene, facciamo. Ehm. Uh. Migliorerei anche Artisio? Mi, non migliorerai, lo continuo, volevo farci un gioco intero. Anche perché canonicamente avrebbe prima di 2D Aperdam. Mm. Sì, non ci sono streaming di RPG Maker. In italiano almeno. In inglese ce ne sono un pochini, ecco. Ma che bravo, sono l'unico italiano. Quindi, Luke Sparrow 84. Ma dove accettare il consiglio di Fado e farlo direttamente dal. E infatti non mi dà il nome corretto. Dovrei farlo dalla dashboard. Perché altrimenti non parte. L'altra dashboard. Uh. Allora. Perché mi danno la dashboard? La dashboard si è resettata. Vabbè. Luke. Non trovo quelli... Ah, non trovo quelli giusti. Luke Sparrow... Ah, perché non è in live. Ok, allora... Facciamo quelli Darkest Dungeon di 400 spettatori, no? Mi pare brutto. Obradi Neverhood, non l'ho ancora visto. E' stato un Investigation neanche. Non c'è nessun italiano che gioca ai giochi che piacciono a me. Ma è ancora più triste. Eh. C'è uno speedrunner di Crypt of NecroDancer che gioca a Slade of Spire. Non so quanto è coerente. Non ho alternative, mi sa però. Psychonauts, ah potevo vedere quelli in effetti Allora Psychonauts Nauts no, È difficile fare raid al giorno d'oggi a quanto pare Eh ci sono già 114 spettatori Ce ne sono un po' in italiano ma Devo fare giudizio simpaticità <ride> Boh, posso fare questo Allora Nervi da fodil? Va bene Vediamo se funziona Ecco qui, va bene Facciamo lui, dai Shoujo? Fatto... Non vorrei spammare troppo a Shoujo Anche perché è inglese Non ho niente contro gli inglesi Ma <ride> Non lo so Diciamo che i raid sono anche una possibilità per Pubblicizzarsi, tra virgolette <ride> Anche, diciamo no, Non lo so Può portare a qualcosa, ecco Quindi preferisco contro altri italiani Va ah, bene, allora, ragazzi, di aver seguito. Vi saluto e ci vediamo a ah, quando capita. Oh, e eh sì, vi ricordo: eh, domani Final Fantasy 8. Eh, sabato, niente live.